Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video, sempre in collaborazione con Massimiliano Allievi dello studio Allievi, il numero uno dei commercialisti per quello che riguarda l'online business. Troverete sul suo canale YouTube un sacco di video interessantissimi, ma quest'oggi parleremo della partita IVA forfettaria. Esatto, esiste un regime forfettario altamente agevolato, applicabile anche a tutti quelli che sono i nostri business come B&B Academy o Room Academy, e quindi in collaborazione con lo studio Allievi abbiamo preparato questo video per voi. Ciao e benvenuto a questo secondo video dedicato alla partita IVA, alla fiscalità, alle tasse. Io sono sempre Massimiliano Allievi e in questo video andiamo ad approfondire il regime forfettario. Quindi questa tipologia di partita IVA fatta per chi vuole iniziare un nuovo business, di cui ti avevo già parlato, dato qualche accenno nel video precedente, e adesso andiamo ad approfondire. In particolare cercheremo di capire quali che sono i vantaggi del regime forfettario, perché se hai pochi immobili a disposizione da dover gestire, se hai pochi libri da dover pubblicare e vuoi partire con la tua attività imprenditoriale, conviene il regime forfettario. Ha fondamentalmente tre grandi vantaggi il regime forfettario. Il primo, quello di avere una contabilità molto molto semplice e quindi di conseguenza un costo del commercialista più basso rispetto alle altre tipologie di partita IVA. Perché? Perché ci sono meno registrazioni contabili da fare, una contabilità molto più snella da tenere e quindi di conseguenza un costo del commercialista più basso. Questo è il primo vero vantaggio del regime forfettario. Il secondo vantaggio del regime forfettario è quello di avere una tassazione conveniente, quindi paghi meno tasse rispetto alle altre tipologie di partita IVA. In particolare c'è una tassazione del 5% o del 15%, calcolata su una percentuale del tuo fatturato, quindi neanche sul tuo fatturato totale, su una percentuale del tuo fatturato che dipende dalla tipologia di attività che tu deciderai di iniziare. Quindi Airbnb ha una sua percentuale e la parte invece di Kindle Publishing ha un'altra percentuale. Una è commercio online, invece l'altra è affitto di immobili, quindi intermediazione nell'utilizzo di immobili. Quindi una tassazione del 5-15% che obiettivamente è molto molto più conveniente rispetto a quella che è la tassazione classica che hanno tutte le partite IVA, che parte da un 23% per farti capire e arriva fino a un 43%, quindi una tassazione molto molto più alta. Quindi è straconveniente iniziare con il regime forfettario. Perché? Perché hai minori costi di tenuta della contabilità, perché hai una tassazione più bassa rispetto alle altre tipologie di partita IVA, e il terzo motivo perché hai uno sconto sui contributi IMSS qualora tu li debba pagare. Quindi i contributi IMSS normalmente non vengono pagati se hai già un'attività da dipendente, quindi sei dipendente a tempo pieno e decidi di affiancare la partita IVA, l'attività imprenditoriale, a un'attività da dipendente a tempo pieno, in questo caso i contributi non vanno pagati. Se invece non hai questa attività da dipendente parallela alla tua partita IVA, devi pagare i contributi, ma con regime forfettario c'è uno sconto del 35% sui contributi commercianti che devono essere pagati. E nel caso del Kindle Publishing è un commercio online, vendita di libri. Ed è uno sconto importante perché alla fine i contributi IMSS pesano parecchio nell'ambito di una partita IVA, sono forse il costo maggiore nell'ambito di un'attività imprenditoriale, assieme alla tassazione, che però abbiamo visto che nel regime forfettario è solo del 5 o 15%. Un altro aspetto importante del regime forfettario è il fatto che fatturi senza IVA. Quindi nel momento in cui dovessi andare a vendere i tuoi prodotti, come presumo farai a privati nel caso in cui tu venda dei libri online, degli ebook online o comunque ti vada a interfacciare con dei privati, non applichi l'IVA. Ed è un gran vantaggio perché le persone hanno un vantaggio del 22% o nel caso dell'ebook del 4% rispetto a una partita IVA classica. Quindi venderai i tuoi prodotti con un vantaggio competitivo importante, non da sottovalutare, soprattutto come nel tuo caso in cui ti andrai a interfacciare con privati, quindi gente senza la partita IVA, in cui i tuoi clienti saranno persone senza la partita IVA. Il regime forfettario ha un limite, il limite dei 65.000 euro, quindi l'unico aspetto da valutare è questo, però niente paura, nel senso che nell'anno in cui superi questo limite dei 65.000 euro hai comunque tutti i benefici del forfettario, quindi puoi fatturare qualunque cifra, anche 1 milione di euro, e su quel milione di euro pagherai il 5-15% anziché l'IRPEF normale che parte dal 23% e avrai lo sconto sui contributi. Questo che cosa vuol dire? Che fondamentalmente almeno il primo anno ti conviene il regime forfettario. Perché?
perché qualunque cifra andrai a fatturare avrai comunque questi benefici. È chiaro che poi, nel momento in cui dovessi aver superato i 65.000 euro, dall'anno successivo, quindi nel secondo anno, non avrei più i benefici del forfettario e avrai una partita IVA classica, ma almeno l'hai sfruttata il primo anno o i primi due, i primi tre, a seconda di quello che sarà il tuo fatturato. Quindi tieni a mente questo, c'è un limite di 65.000 euro che anche se viene superato, nell'anno in cui si superano, si hanno comunque tutti i benefici del forfettario. Un'altra cosa importante, attenzione che per entrare nel forfettario non devi avere un reddito da dipendente superiore a 30.000 euro. Quindi la cosa che ti invito a fare è, qualora tu voglia aprire una partita IVA in regime forfettario, prendere la tua certificazione unica, quindi il tuo CUD, e verificare quello che è il tuo reddito lordo, quindi non si sta parlando di netto, quello che ti viene bonificato, ma il tuo reddito lordo, quello per cui hai firmato da dipendente. Se è superiore a 30.000 euro, purtroppo non puoi aderire al regime forfettario, se invece è al di sotto dei 30.000 euro, puoi usufruire di questo speciale, lo ripeto, regime fiscale, assolutamente da prendere al volo. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e abbia risposto ai vostri dubbi e alle vostre perplessità. Come promesso, se cliccate il link qua in basso avrete la possibilità di prenotare una consulenza con lo studio Allievi ad un prezzo super vantaggioso con uno sconto esclusivo per noi di BNB Academy e Room Academy, anche se non siete nostri studenti. La consulenza ha un costo, ma qualora deciderete di proseguire e far diventare lo studio Allievi il vostro commercialista di riferimento, ad esempio aprendo una partita IVA con loro, facendo una dichiarazione dei redditi, eccetera, 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 questo costo vi verrà interamente dedotto, quindi vi verrà rimborsato. Quindi ragazzi, non perdete ulteriore tempo, se volete prenotare una consulenza con lo studio Allievi, cliccate il link qua in basso. A presto!